Signore e signori, benvenuti. State per assistere ai Gabriel Award del 2023. Presenta Gabriel Domino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? È abbastanza cringe, è stato abbastanza cringe. Per far capire subito che è una cagata. Sì, ok, perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Come va? Tutto bene? Eh? Ma che bello che sono, eh? La camicia, la cravatta. La cravatta è finta, eh? È finta, vedete? Però, cioè. Com'è? Come state? Tutto bene? Eh? va bene, dai. Ci siamo, finalmente ci siamo. Mi sentite bene, sì? Sono ancora raffreddata, un orecchio da bado, va bene. La showgirl sarebbe Gabriel, certo, certo JD, certo. No, non ti basto, non sono abbastanza sexy. Comunque, ci siamo finalmente, i Gabriel Award del 2023. Questo è il 3, 2023. Scusate per il ritardo. Però, a parte i cazzi che mi sono successi a fine anno, vabbè, c'è anche un altro motivo molto specifico per cui ho ritardato così tanto gli award, e ve lo dirò a fine live, o meglio, lo capirete benissimo da soli. Quindi direi di partire senza indugio. Non abbiamo indugio, indugiamo, non indugiamo, quindi stack. Accendiamo il Prode Comodoro. Eccoci qua. Sarebbe stato più bello partire con la live degli Awards 23 2023 alle 20:23. Troppo bassa la cam. Ok. Perfetto. Devo metterlo più qua. Comunque, purtroppo il cilindro lo devo togliere perché altrimenti le cuffie non ci stanno. Però ecco, ci siamo. Come è strutturata questa premiazione? Allora, ho deciso vari premi, sono 10, in realtà 11. E ogni premio andrà a un gioco diverso. È un po' un voler farvi vedere questi 10-11 migliori giochi del 2023 e dare il focus su ciascun gioco a un elemento particolare. Ok? Quindi direi di partire con la migliore idea originale, che sarebbe più un non è proprio l'idea nel concetto originale, ma un'idea già strutturata, perché i generi dei videogiochi ormai sono quelli, ma con del piglio in più, con qualcosa di decisamente più caratteristico, che ti fa dire E vedrete che anche voi, appena vedrete il gioco, direte dai. Quindi, per la migliore idea, l'award va a Dead Flood. Vedete che belle schermate che ho creato? Niente male, Ci ho lavorato. Dead Flood. Cos'è Dead Flood? Ve lo faccio vedere. Siamo qua apposta, ve lo faccio vedere. No, non vi svelo. Questo. Bravissimo, grazie Witch, grazie. Dead Flood è un particolare, molto particolare. Ok, questo lo posso togliere. Questo è il loading del gioco.
È un platformer molto particolare dove tu sei in un dungeon che sta venendo piano piano inondato. Voi non sentite però. Per cui io sembro scemo a fare così. Ok, ora voi sentite. Come sentite? Sentite buono? Sentite bello? Bene, perfetto, grazie Lilith, grazie Witch. Dicevo, è un dungeon che sta venendo poco a poco inondato, per cui dobbiamo fare molto in fretta a uscire dal livello, dal basso verso l'alto, ovviamente, sfruttando le caratteristiche del nostro personaggio. Direi che posso anche saltare. Siamo un eroe, siamo entrati nel dungeon, abbiamo evitato nemici, abbiamo trovato la strada finale, abbiamo rubato il gioiello e qui la maledizione che ha fatto partire l'inondazione. Per cui noi dobbiamo telare il più in fretta possibile. Vorrei porre anche l'accento sul fatto che c'è il loading screen con la sua barra animata e la musica mentre carica. Per il Commodore non è una cosa banale. Non è affatto una cosa banale. Sì, infatti, Indiana Jones. Solo che noi siamo un guerriero, per cui dovremmo anche affrontare dei nemici. Mentre c'è questa inondazione. Decidere quali tesori prendere, quali meglio lasciarli. Insomma, c'è anche una piccola componente strategica oltre che il classico gioco platformer. Ed eccoci qua. Questa è la schermata iniziale. Hero, io prenderei la tizia che mi piace di più perché è più agile. Già il topo non mi fa niente, per cui io prendo la chiave e comincio a salire. Ed ecco che l'acqua comincia ad alzarsi. C'è anche la meccanica della corsa, per cui più tieni premuto in una certa direzione e più il personaggio corre. Quella roba là sotto gliela lascio anche perdere, me ne vado, che me ne fa. C'è la mummia che ci saluta. Abbiamo anche una barra dell'ossigeno, ovviamente, perché se per caso tocchiamo l'acqua non è che moriamo subito, abbiamo un tot di tempo per riuscire a risalire. Aia, 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 lasciami uscire. Il fondo dello schermo è diventato marrone perché lì ancora non c'è acqua. Meno male che ho preso quello che saltava di più perché sennò.
servono tre chiavi, ne ho due, quindi... E sono morto. Cioè c'è lo scheletro che ha fatto... Oh, you failed. Sì. E fallendo da capo. Completamente da capo. Nessun continuo, nessuna vita aggiuntiva. È abbastanza punitivo come gioco. Molto punitivo, eh sì, sì, sì. Qui potrei fare lo sborrone, cercare di andare a prendere la moneta là sotto. Però no. Non mi fido per niente. E come vedete a inizio livello l'acqua sale anche abbastanza lentamente, poi salendo più scale ci sono vari scossoni che la fanno salire più velocemente. Yeah. Ora proviamo ad andare dall'altra parte. Magari salisci. Ma come sale allegramente le scale? Ok. E una chiave presa. Sali, sali, sali. Che fatica a farle salire le scale, però questa qua. Un po' di step, dai. Se cortesemente ve ne andate, grazie. Cortesemente. Ok. Questo è grosso. Chissà se riesco a ucciderlo lo stesso. Aia! Quanti colpi devo darti, scusami? Ok, 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 andata. Scusi, signora mummia, se vuole andarsene a fanculo, grazie. Grazie. Perfetto. Ah, ha recuperato un po' di vita. Passiamo oltre. E qua è già una mannaia. Signor Yeti, se se ne vuole andare un po' di più, grazie. Come non erano 6? Ah no, 7, ok. Già mi stavo impanicando. Allora, chiavi qua sotto, presa. E come avete capito le chiavi sono decisamente basilari. Troppo stressante il reset, sì. È abbastanza... Salve, arrivederci. Io andrei proprio via. Posso andare via, sì. Cos'è questa cosa qui? Ho preso un qualcosa che va bene. Il problema è che devo tornare giù adesso. E tornando giù, giù. Eccolo qua, ci sono. Blu, 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 blu. Però ci sono. Eccomi, uscito. Allora.
Certo che la spada messa così è abbastanza equivoca. No, mi ha preso lo stesso, maledetto. Allora, là sotto ci vuole una chiave. Io ne ho due, quindi una qui e una là. Dai. Dovrei farcela. Madonna, forse. Speriamo. Il fatto è che sott'acqua ovviamente va anche più lento. Dai. Non cincischi, non cincischi. Vada. Brava. Finalmente hai trovato un bla 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 bla. Cambio scenario. Qui c'è una leva. Leva la leva di là. Se levo la leva di qua, si leva questa. Giusto. Ok. Quindi io uso anche quest'altra leva per levare quella leva lì. Che male. Meno male che qui c'è una pozioncina. Oh no, ho errato. Moneta, grazie. Vabbè, niente, ok, grazie. Arrivederci. È stato un piacere. Notare anche come sott'acqua la musica si abbassa e diventa un po' più tenue. È un bel tocco, è un bel tocco. Che ansia, sì. Sì. È tutto basato su quello, allora. C'è questo coso budrioso che credo che lascerò perdere, o no? Spero che quella... Beh? Spero che quella chiave non serva. Qua e credo che mi serva, o forse no, no, è troppo guardiata per essere basilare. Madonna, che male. Come due uscite? Perché due uscite? Vabbè, tanto adesso ci muoio, per cui non ci arrivo, la spada! Ok. E... No! 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 Morto. You failed. Io ho failed. Quindi, questa era, ripeto, la migliore idea originale, Deathflood, per appunto la meccanica del livello dell'acqua che si alza, che ti mette un po' più di ansia, di pepe nel fare il livello e ti fa valutare bene cosa fare. Poi passiamo oltre. Abbiamo il citazionismo. Cos'è il citazionismo? Essenzialmente prendere delle meccaniche magari non troppo usate e rivalutarle, riusarle in modo originale. Ok. Per cui il citazionismo, il premio per il miglior citazionismo, se così vogliamo chiamarlo, del 2023 va a Rocking Co. Miglior citazionismo, cioè utilizzare meccaniche iconiche per nuovi titoli, come mi è scritto lì. Rocking Co. E di quale meccanica sto parlando? È un CRT, quindi si parte subito col gioco, quindi
Sbatacchio. Di quale meccanica sto parlando? Tra l'altro anche come presentazione grafica questo gioco non è affatto male. Piace la mia cravatta. L'avevo presa per fare il cosplay di Agente 47 di Hitman. Questa schermata iniziale mi fa morire dal ridere. Perché il Commodore ha tre linee vocali, tre linee sonore, e hanno assegnato ogni linea sonora, ogni strumento a un personaggio che muove la bocca a tempo. È fantastico. Va bene. È una cosa che avevano già fatto per una demo natalizia qualche anno fa. E l'hanno riusato in un gioco. Quindi, noi abbiamo questi tre personaggi, ognuno con le sue proprie caratteristiche. C'è uno che sposta le cose pesanti, c'è l'altro che ha la frusta, c'è l'altra che è più veloce. E utilizzando le loro caratteristiche dobbiamo riuscire a perentrare nella tomba e rubare il tesoro. Ovviamente. E come vedete è molto trial and error, perché se non sai o non ti ricordi certe cose, col cazzo. Com'è che si cambiava personaggio? Mi sembra con lo spazio, sì. Allora, con questo uccido e col ciccione vado e salgo. Uccido e con la tizia corro, vado e salgo. Voilà. E questa meccanica è stata, diciamo, portata alla ribalta con The Lost Vikings, in cui vi ho portato la serie tempo fa di Blizzard, che all'epoca si chiamava ancora Silicon Synapse. Ecco il ciccione che preme il pulsante, per cui io posso scendere. Quando muore un personaggio si resetta tutto il livello. Poi è stata riutilizzata con Trine, per esempio. Siamo qui. Oppalala. E tirando questa leva, in teoria io posso lasciare. No. Cos'è che fa tirando la leva? Non capisco, però vabbè, mi adeguo. Ah, no, no, no.
Per il pulsante bastava qualsiasi, dovevo avere il ciccione a tirare la leva perché altrimenti non è abbastanza pesante la tizia. Non mi ricordo tantissimo, scusate. E infatti adesso si è aperta quella porta lì. E io sono stronzo invece. Quindi rifacciamo da capo. Dicevo, in anni più recenti è stato... In anni più recenti questa meccanica è stata riutilizzata da Trine soprattutto. Però non è una meccanica che si vede utilizzare molto. Per cui ho apprezzato che sia stata utilizzata in questo modo. Ho fatto un errore e va bene. Vediamo quanto riesco ad andare avanti. Tenendo premuto quel pulsante con il tizio con la frusta, posso tenere aperta la porta. Il problema è che devo passare davanti a questi pipistrelli, che se uccido riappaiono immediatamente. Devo usare la tizia veloce qua. Game over. E quindi si rinizia da capo. Ora, sapendo come funziona, possiamo risparmiare qualche vita, tipo scappo, così i pipistrelli non mi fanno secco. Tra l'altro ci sono anche dei segreti. Ovvero qui se ti fermi un po' e uccidi un tot di serpenti, l'ultimo serpente smettono di spawnare e lascia una statuetta. Archbacchus. 22 come giocatore in campo da calcio e minuti di ritardo in questa... Grazie mille Ark per i 22 mesi. 22. Sono tanti. Anche i giocatori in un campo da calcio sono tanti, 22, cioè. Meno, 5, 6 bastano, no? Ma male che non c'è danno da caduta, va? Che è già abbastanza punitivo sto gioco. Ok. Allora, il signorino qua può... andare. Vi ho aperto quella porta là che regge l'uscita. Quindi.
Ora non ci resta che uscire con tutti e tre i personaggi. Ah, che ridere. Preso, preso in pieno. Bravissimo. Oggi solo giochi punitivi. Un po' tutti i giochi del Commodore sono punitivi. Però comunque no. Non solo punitivi. Anche perché i giochi erano piuttosto brevi per le limitazioni proprie del Commodore o delle piattaforme dell'epoca comunque. Giochi che si potevano finire in 1 o 2 ore, però non c'erano tanti soldi per comprarsi i giochi, per cui un gioco ti doveva durare anche qualche settimana, se non mese. Per cui li facevano punitivi apposta perché così era difficile andare avanti, portarli a termine, uno doveva provare, provare, riprovare, e quindi si consumava il tempo. Maledetto. Anche il fatto che arrivare a un certo punto dove non sai bene come fare il salto, non hai pratica, eccetera, eccetera, e dover impiegarci un sacco di tempo per arrivarci, ti fa impratichire molto meno. Vediamo se ce la faccio sto giro, eh? Yeah! Yeah! Ok. E il ciccione è andato. Corri, 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 corri. Tizio è più facile che più veloce. Ok. Vediamo se ce la faccio. Sono saltato. Non ho saltato. Che devo fare? Non ho saltato. Io ho premuto per saltare, ma non ho saltato. Dai, la musica almeno è bella. Non stanca, anche se la sentite un po' di volte. Quindi, questo gioco come meccanica mi piace un botto, il fatto che sia così tanto punitivo invece mi piace molto. È per questo che, nonostante ci sia una meccanica che adoro, non l'ho giocato più di tanto. Lo trovo veramente troppo frustrante.
Poi è tutto fatto molto bene. La grafica, seppur molto da lontano, per cui i personaggi sono molto stilizzati e cose del genere, sono molto efficaci come grafica. E ha delle belle chicche. Nope. E quindi questo era Rocky & Co. premiato per aver utilizzato questa meccanica che non si vede spesso e averlo fatto bene, nonostante la frustrazione. Ma quindi passiamo a un prodigio della tecnica, ok? Un gioco che ha, come dire, ha sfruttato ogni bit della memoria del Commodore 64 per riuscire a dare un'esperienza che non è mai stata così, nonostante ci siano stati altri giochi del genere sul Commodore, anche molto famosi. Questo gioco ha una giocabilità e una capacità tecnica intrinseca che è fuori dal mondo. E sto parlando di SNK vs Capcom. Sì. Sì. È uscito questo picchiaduro gratuitamente ed è una cosa incredibile. Ah. Se uno pensa come è uscito Street Fighter 2, la versione originale di Street Fighter 2 ai tempi, e lo paragona a questo gioco, ok, che sono passati quanto? 20, quasi 30 anni? 30 anni. Però la piattaforma è la stessa. Ok. E quindi questo SNK vs Capcom, com'è? Com'è? Ha una presentazione con musica e animazioni. E immagini colorate. E quindi SNK vs Capcom, che essendo uscito in c'è pure queste splash page proprio da gioco arcade, bellissimo. E dicevo, essendo uscito in versione in file cartuccia, non ha tempi di caricamento. Ora, io non ho ancora provato, ma il mio joystick dovrebbe avere i due pulsanti separati. Per cui, vediamo se lo supporta. Un button, due button. Vediamo sto due button. Facciamo lo story. Tra l'altro 16 personaggi, mica cazzo. Ok, che alcuni sono molto simili come mosse e stile visivo, però insomma, sono comunque 16 diversi. Ciao Morenix. Proviamo Ryu, classico colore rosso. Saltiamo la storia. Contro Chun-Li. Guardate che belli anche gli sfondi. E guardate che fluidità di
No, non mi funziona il secondo tasto. Va bene, va bene. Userò solo i pugni allora. È una scusa per dire, vedete, non mi funziona il tasto, quindi perdo per quello. No, in realtà con questo joystick non riesco a fare un cazzo di niente. Quante me ne sta dando, signorina? Mi lasci? Aia. Chun-Li, per piacere, eh? Madò, quante botte! Che male. Poi gli sprite non sono coloratissimi. Quello ok. E forse l'unico difetto del gioco, gli sprite non colorati. Riuscissi a fare una mossa che sia una? Oh, ho fatto uno Shoryuken. Molto bene. No, ma è giocabilissimo, eh. Sono io che sono una scarpa. Oh, Hadouken. Ho fatto l'Hadouken, ho fatto lo Shoryuken, a posto. Sono contento di me stesso. Aia. Se avessi potuto fare una Hadouken sarebbe stato meglio. Ah, che male. E niente, mi ha fatto il culo, ovviamente. Ovviamente mi ha fatto il culo. Bra. È una meraviglia tecnica questo gioco, non avete idea. E meno male che era difficoltà easy. Allora proviamo un personaggio che ha mosse a carica. Tipo Guile. Tipo Bison. O Vega, che è il nome giapponese. E questi non li conosco come funzionano. Felicia, mia preferita. Dai, proviamo Bison, Vega. Rispetto ai giochi di quel periodo che abbiamo visto, questo sembra 100 anni avanti, sì. È una conversione di un gioco che è uscito sul Neo Geo Pocket. Però ecco, era una console portatile di quasi 20 anni dopo. E aveva ben altre potenzialità. Ok, questa funziona. Sì, Yori però, per piacere, eh. Questo non ha funzionato invece. Aia, 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 aia. Stai calmo, stai calmo, stai calmo. Meno male che ho un personaggio che è incredibilmente potente, per cui anche se gli faccio poco, cioè lo tocco poco, gli faccio molto. Quanto gli... Che cazzo fai, scemo? Ma quante super hai, scusami? Aia, 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 oh! Se la vuoi smettere di spammare gli attacchi, stronzo! No, JD, hai ragione, e non sapevano come farlo. Solo col tempo, con nuove tecniche di sviluppo, di ottimizzazione, si è riuscito a capire come sfruttare al massimo alcune cose, alcuni trick del processore, banalmente con l'esperienza. Vero anche quello, Vilit.
cazzo di culo. Norsh. Ma io vorrei fare una super, scusami, scusami. Se la smetti di spammare sto cazzo di attacco, eh? Non funziona. Cos'era? E niente, mi ha fatto male. Però c'ero quasi, c'ero. E mi dice Woa, va bene, Woa anche a te. Faccio l'ultima. Io posso capire che per chi guarda adesso questo gioco dice sì, vabbè, cos'ha di così meraviglioso? È proprio difficile spiegarlo a chi non ha vissuto e esperienziato quell'epoca. Se vogliamo dirla così. Questo è veramente da mascella aperta per il Commodore. Sì, ok, ma Gouki come primo avversario mi doveva capitare. Allora, lasciami stare nell'angolino, bastardo. Aia, aia. Mi mena. Che male. Aia. Un pugno glielo ho dato. Gli ho fatto anche uno sgambetto e poi mi ha stracellato. Allora vado più aggressivo, ti attacco. Devo scappare però, fatti prendere una volta, piacere, aia. Che cazzo. Ti è un lancio. Ti è un Sonic Boom. Dovremmo metterlo a confronto con un picchiaduro di quei tempi. Io ho pensato di... Prima di farvi vedere questo, farvi vedere lo Street Fighter 2 che era uscito. Giusto per rinfrescarvi la memoria. Però... Magari lo facciamo... Dopo. O un'altra volta. E niente, mi ha completamente schiacciato. Molto bene. E quindi, questo era il premio per la migliore tecnica utilizzata. E capite anche perché. Potete ben capire il perché. Ma passiamo oltre, perché abbiamo un premio per la miglior presentazione. Per presentazione intendo tutto quello che è l'esperienza giocatore, ovvero i menu, non solo la presentazione iniziale, anche quella, ma lo splash page, come reagisce ai comandi, come sono stati integrati i comandi, la responsività, eccetera, eccetera. E quindi il premio per la miglior presentazione va a Bradley Witch Chronicles 2. E non poteva essere altrimenti, perché è un JRPG su Commodore. L'ha fatto Sarah Jane con il primo, l'ha rifatto con il secondo, migliorandolo, e nessun altro riesce a fare una cosa del genere. È fantastico, fantastico. Purtroppo non vi posso far vedere troppo del gioco perché...
Perché è un gioco molto molto narrativo, per cui tra presentazione, tra dialoghi iniziali, quando si inizia veramente a giocare passa un sacco di tempo. Per cui io vi faccio vedere l'inizio, certamente, però una certa sarà. È un vero JRPG, sì, assolutamente. Che tra l'altro è basato sulla seconda trilogia di libri, Briley Witch, di Sarah Jane Ivory, che programmatrice, scrittrice. Non so, se vuoi fare anche qualcos'altro, Sara, fammi uno squillo, non so. Presentazione in grafica di gioco. Tra parentesi, Sara ha commissionato i ritrattini dei dialoghi a un'altra persona. E secondo me ci ha perso. Perché si vede lo stile diverso e non so, è un po' meno personale. Ok. Però quello è il gusto personale, alla fine stiamo. Stiamo vedendo cose incredibili comunque. Dialoghi. Che per noi sono banali, però dialoghi con immagini fisse, immagini statiche, immagini in movimento, immagini dettagliate, le musiche le ha composte lei, ovviamente, e ha quel suo tocco particolare, ma ne parliamo dopo di questo. Dialogo, 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 lo salto. E questa è la splash iniziale. Che carino, non vi mette voglia di saperne di più, di entrare nell'avventura in questo mondo. New game, selettore difficoltà, qui siamo già nel gioco. C'è il nostro gatto Smokey che parla, però come vedete l'immagine è più dettagliata di quella di Bradley Witch Chronicles 1, però si capisce meno, è meno caratteristica, non so, mi piace di meno. Così come Bradley, anche qui ha più uno stile realistico, però è meno, boh, non so, non so, non so. Dialogo, 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 dialogo. E qui dice, per entrare nel menu tieni premuto il pulsante di fuoco. Ricordiamo che il joystick del Commodore ha un pulsante e si fa tutto con quello. Il fatto di essere riusciti a fare un JRPG che funziona bene con un solo pulsante è anche questa tutta esperienza utente che è incredibile. Ok, e c'è il gatto che ci segue. E cutscene, ovviamente. Abbiamo fatto due cazzo di passi e cutscene.
sono altri gatti, altre persone, vabbè, non stiamo qui. Comunque, potete capire perché ho voluto dare un premio a questo meraviglioso gioco, capolavoro, insomma. Non ho ancora avuto il tempo di giocarlo tutto, purtroppo. Purtroppo. Però lo farò. Il fatto che sia estremamente narrativo, perché narra proprio tutta la storia di tre libri, ci sono molti dialoghi, ci sono anche combattimenti, certo, però il focus è più la narrativa di questo gioco. Ecco, il fatto che sia molto narrativo mi sta frenando non perché non c'ho voglia, per dire, ma proprio perché io ho tempo di giocare quando sono in edicola, e continui distrazioni, clienti che continuano ad arrivare, non sai mai quando arriva un cliente, devi servirlo subito, per cui devi prenderti una pausa, magari sei in mezzo a un dialogo, servi il cliente, ritorni, che cazzo si erano detti, e quindi perdi un sacco di tempo. È difficile questo tipo di giochi così tanto narrativi, e anche per lo stesso motivo che non riesco a leggere. Ho provato a leggere in edicola, mi sono trovato a rileggere la stessa riga 4 volte, perché continuava a venire interrotto, a rileggere la stessa pagina più volte, perché non arrivavo alla fine, mi avevano interrotto troppe volte e non avevo capito un cazzo di quello che avevo letto. Per cui, comunque, questo era Braille Witch 2, che si è preso il premio per la miglior tecnica, per la miglior presentazione, scusate. Mentre, per la varietà nel suo gameplay, ho voluto dare un premio a... Dov'è? Eccolo qua. A The New Stand. Questo gioco è... particolarmente sul pezzo, comincio a farlo andare, perché parla di appunto questo ragazzino che è come se fosse ragazzino, non è vero, questa persona è come se fosse se si fosse trascinato avanti quello che c'era negli anni 80, ovvero negli anni 80 in edicola si trovavano le cassettine pirata, le cassettine che oggi diremmo pirata, ma non lo erano per l'epoca, con dentro tot giochi, con le riviste, costavano niente, costavano 5.000 lire per dire, e c'erano dentro vari giochi. Ok, questo gioco è implementato come se ancora in edicola uscissero queste le cassette per il Commodore 64, al giorno d'oggi, e quindi c'è questo tizio che va in edicola e deve comprarle. E te segnavi i numeri sul canter del libricino, esatto. Esatto, sassolo volante, ben arrivato. Ma non solo, ci sono anche tanti nemici in questo gioco. C'è il tizio che è ossessionato dal fatto che i CRT non vanno più bene, quindi cerca di convincerti spaccandoli tutti, lanciandoti quelli buoni, quelli che le cassette sono il passato, devi passare al CD, e quindi ti tirano i CD. Ma adesso lo vediamo insieme. E perché gli ho voluto assegnare un premio alla varietà? Perché mano a mano che si avanza con il gameplay, con i livelli, si aggiungono anche abbastanza velocemente nuove, tante meccaniche che danno un'ottima varietà al titolo. La schelline di caricamento che sono finte, perché non
È uscito Super C64 2023. Corro in edicola. Bravo. E c'è dietro il Vesuvio che è rotto. Devo stare attento ad attraversare. Ma di chi è quel drone pericoloso? C'è un drone che bombarda, in effetti. Bastardo. Marco il collezionista di CD. Abbandona la cassetta. Il CD originale è l'unico supporto. Come vedete, mi stanno tirando i CD per farmi desistere. Non ho schivato abbastanza. Maledetto joystick di me. Salto sull'albero. L'Etna è in eruzione. Che spettacolo. Ah, è l'Etna, non il Vesuvio. Che scemo. Qui c'è un robottino. Io devo prendere 500 lire. Perché mi servono anche i soldi, ovviamente. Oh no, anche Giuliano. Il perfezionista dell'immagine visiva. Non andrai oltre. Gli schermi catodici sono obsoleti! E quindi ti tira gli LCD per farti desistere. Grazie. Oh no, no, no! Che immagine sfocata, non voglio vedere! No! Game over. E niente, e quindi. È un gioco in multiload, quindi ogni volta che carica un livello, che deve ritornare al menu, caricamento. Per codesto motivo, dato che voglio farvi vedere un po' di più del gioco, io vi farei vedere la versione coi cheat. Mi metto, che so, le vite infinite, cose del genere, così vi faccio vedere un po' più in là del gioco, perché merita. Sì, bravi, bravi, bravi. La cosa è che io di solito gioco su emulatore mentre sono in edicola. In edicola non posso portarmi il Commodore, ovviamente, per cui gioco da emulatore. E giocando da emulatore uso la tastiera, che è molto più responsiva e precisa di un joystick, soprattutto un joystick di merda come questo che dovrei cambiare perché ho fatto veramente un acquisto sbagliato, mi sono fatto ingannare. Così così torno al mio Competition Pro. Però aveva problemi col pulsante di fuoco, l'ho cambiato per quello. Unlimited Lives, sì. Unlimited Time, sì. End Sequence, no. Skip Game Intro. Ma sì. Partiamo direttamente col gioco. Questo gioco è uscito in due versioni, in italiano perché gli sviluppatori ovviamente sono italiani, dato che e in inglese per essere fruibile per tutti. La versione questa con i cheat è quella inglese. Per cui vedrete le scritte in inglese.
Caricamenti tipici. Ci siamo? Ci siamo. Super C64 is out. I run to the newsstand. Inglese, più o meno inglese. Qui ha addirittura cambiato anche il nome, non si chiama più Marco, ma è Mark. Maledetto. lire prese, molto bene. Una banconota da 500 lire, tra l'altro. E Julien, non è Giuliano, ma è Julien. Oh no. Prendiamo queste altre 500 lire. Saltiamo quell'ammasso di LCD. E andiamo avanti. Ed eccoci qua. E là. Dammi il nastro con Super C64 2023. Fatta. Vedete, ero praticamente alla fine del livello. Loading, nuovo livello. Scusate, mi tolgo la camicia che sono un po' accaldato. Probabilmente tra un po' la dovrò rimettere perché non fa proprio caldo qui dentro, però insomma, in questo momento. Vediamo qualche meccanichina in più in questo nuovo livello. Questo qui, avendo dei soldi, ti dà più tempo. 250 lire per un salsa limone che ti dà più tempo. Una ragazza, che cosa vuoi? No, non chiedeva se. Entra, sali. Abbiamo versato della vernice addosso. Povera ragazza. Mi spiace un sacco. No! Pensavo che. Vabbè. E comunque adesso possiamo tornare indietro. Per prendere le nostre meritate. Meritatissime. Ops. 500 lire. Di cui potremmo spenderne 250 per aumentare il tempo. Anche se l'ho bloccato e quindi. Here you go. E con un po' di tempo in più. Questo se non avessi usato i trucchi era basilare perché.
serviva il tempo in più. Robot e droni. No, 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 no. Cosa bombardi, scemo? Guardate che bello il tocco, però. La casa di due colori per giustificare il barattolo di vernice. Non è niente male come cosa. Di nuovo, ho saltato troppo presto. Salto troppo presto, salto. Meno male che ho messo le vite infinite. Voi avete sentito che ho fatto click col... Allora, fammi lamentare in pace, drone. Ok, col tizio dei CD di nuovo. Non mi vede più e quindi non mi lancia più i CD. Maledetto drone. Ma come cazzo faccio? Mi si bombarda così. Così il drone non c'è ancora. Fuck. Tirato giù gliel'ho fatto tirare giù col CD, ma che figata. Non l'ho mai visto sta cosa. Ok. Entriamo nel... Mi ricordo che dovevo stare basso. I videogiochi sono cattivi! Aia. No, qui mi piglia lo stesso. Schivo. Corro, 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 corro. Ok. 250 lire che gli frego ed esco dall'altra parte. Esco dall'altra parte, rientro di qua ed eccoci qua alla ledicola. Ciao zio. Mi servono ancora dei soldi. Dottor tornare dopo. Mancano dei soldi. Cazzo arriva sto qua. Cazzo fai? In che senso mi mancano dei soldi? No. Mi mancano dei soldi? Cosa non ho fatto? Cosa mi sono perso? La fatica che ho fatto, porca miseria. Double. Tiralo giù, bravo.
No, dai. Qui non ci posso andare. I soldi qua. Vabbè. Soldi qua li ho presi. Dove posso andare? Forse di qua? Mi ha ucciso in qualche modo? No. Ah, eccoli qua, 500 lire che non avevo visto. Ma come hanno chiuso? Hanno chiuso? Perché hanno chiuso? Aia. Che devo fare? Mi ricordo più. Ha riaperto, ok. Eccoci qua. Oh, finally. Mie 1000 lire. E di Delta Collection. Quindi capite, man mano che si avanza col livello, si evolve un po' la cosa. Vi faccio vedere l'ultima meccanica di questo terzo livello. E vi spoilerò che più avanti nel gioco cambierà completamente controllando il drone. Tu dovrai controllare il drone dentro alcune tubature, evitare ostacoli e cose del genere, che cambia completamente tutto il gameplay. Ma per adesso vediamo questo terzo livello. Appena si carica, ovviamente, certo. Ricky, grazie mille per i 30 mesi, come i miei anni. Va, Ricky? Tutto bene? Da posto? Ok, piove, ho l'ombrello. E qui c'è il vento. E quindi devo tenere l'ombrello davanti per evitare che mi sposti indietro quando c'è il vento. Pioggia più realistica di alcuni giochi. Oh, 250 lire che volano. Una banconota da 250 lire che volano. E qui c'è un cane che fa la guardia a una banconota da 250. No, 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 ciao. Più tardi. Eccoci qua. Mr. Joseph, perché sei qui? Sto prendendo dalla. Sto riparando dalla pioggia. Posso stare nella lobby, ma. Ha molte ore da recuperare di lavoro. No, sto nella lobby. Sto nella lobby. Se sto nella lobby, sto nella lobby, no? Devo fare qualcosa però. Andiamo avanti.
Qui c'è la vecchia che mi minaccia con la scopa. Aia. Sembra che dovessi fare una cosa tipo così, no. Ne faccio. Troppo vicino. Se non sbaglio, la dovevo far rimbalzare alla vecchia. Esatto. Ho bruciacchiato la vecchia. Game. Ciao. Good evening. Ringo Parts Compilation. Costa 1000 lire. No, non ho abbastanza soldi di vostro. Vabbè. In alcuni giochi ti do la pioggia dentro gli edifici, è vero, nonostante il fatto che la stanza sia in perfette condizioni, quindi niente che possa giustificare, sì, è vero. Fanno la compenetrazione di tutto. Comunque, questo era il gioco che ha vinto il premio per la migliore varietà, The New Stand italiano. Tanta roba, tanta roba. Proseguiamo con la nostra carrellata. E direi di passare al gioco che, a cui ho voluto dare il premio per la migliore immediatezza, ovvero quanto è facile prendere in mano il joystick e cominciare a giocare senza troppe istruzioni, senza troppe meccanica molto semplice, immediata, che ti prende subito. E per questo motivo il premio l'ho dato a Cursed Tomb. Tra l'altro, guardate che immagine incredibile. Cursed Tomb è un gioco piuttosto particolare, ma appena vedrete la meccanica sono sicuro che la riconoscerete. E direte: ah, cazzo, è facile! Partire subito la cartuccina. Sì, aspetta di vederlo, GD. Poi si capisce che è tutto pilotato, dai. Loading, sì, è una cartuccia, non c'è il loading, dai. Eccolo. Cursed Tomb. Sopravvengono fuori scritti la classica tabella dei punteggi più alti. New game, continue, level normal or easy, facciamo easy. New game. Press fire to start, livello 1. Cosa dobbiamo fare? C'è il tempo, quindi semplicemente prendere tutti o la maggior parte dei bit che lampeggiano, seguendo un percorso. Una volta data la direzione, il personaggio continua a muoversi finché non trova il muro. Ed è questo. Il gioco è questo. Meccanica semplicissima. È un po' il tipico gioco dei classici blocchi di ghiaccio che devi far scorrere nei giochi per risolvere i puzzle.
Tutto qua. Rispetto ad altri giochi, puzzle ovviamente, ho già fatto due livelli. Molto veloce, molto immediato. Di là non posso andare. Una sorta di Pac-Man senza i fantasmi, più o meno. Non di lì. Oh no, sto finendo il tempo. Voilà. Non c'è bisogno di prenderle tutti, ma non avendo idea di quanto... Non avendo idea quanto... Qui devo essere veloce perché ci sono queste trappole. Ok, non avendo idea quanti sono sparsi nel livello e quanti li posso trascurare, io tendo a volerli prendere tutti. Sono un ciclopo d'acciaio. Ne ho lasciato indietro uno, spero che non serva. Sono muri semovibili, per cui devo avere un certo timing anche per questa cosa. Non avere troppa fretta. Okay. Sì, è sicuramente uno dei giochi che potevi, ai tempi avresti trovato nelle cassette, perché era immediato, non ti serviva il manuale per capire come, cosa, quando, chi e perché. Trappola, vaffanculo. E morendo ricominci il livello da capo, tenendoti i bit che hai trovato. Però, non avendo più le cose sbarluccicanti che ti, tra virgolette, indicano la strada, come fai? Come fai a capire dove sei già stato e se è la strada giusta? Livello 8. Cambio di paradigma. Troppo presto. Troppo presto. Oh, fretta. Ho rischiato. Quello 9. C'è gente che cammina. Ok, scusate. Voi camminate, non vi preoccupate per me. Io vi voglio bene come se foste normali. Che rischio. Ciao. Ciao. Ok. E
È uno di quei classici giochi che dite, dai, faccio un livello, dai, ne faccio un altro, tanto è breve, ne faccio un altro, ne faccio un altro, e ti passano 4 ore. Magari 4 ore no, perché le meccaniche sono quelle che sono, dopo un po' ti vengono a noia. Però insomma. Ciao! Questa cosa che non hai tutti i controlli direzionali lo rende più difficile. Sì, ma no. Nel senso, sì, è sicuramente difficile non potersi fermare a metà corsa. Ma d'altra parte è più semplice perché sai che i percorsi sono quelli e devi passare di lì. Devi passare di lì, quindi. Se non ci riesce perché o stai sbagliando timing o devi solo cambiare direzione, perché i percorsi possono essere quelli. Comunque, come vedete, è molto molto immediato. Per cui gli ho voluto dare un premio per la miglior immediatezza. Ma possiamo proseguire. Perché adesso arrivano, diciamo, i pezzi più forti. Per la miglior longevità, ovvero il gioco è di lunghezza quello che è. Però, per quante volte tu lo puoi, lo vuoi rigiocare, ho voluto dare il mio premio a Binary Battle. Guardate la schermata un po' così perché è così il gioco. Binary Battle, ve l'ho fatto vedere settimana scorsa, se non erro. È un roguelike con grafica zero. Praticamente grafica è zero. Però a questo gameplay, questo modo di giocare che è molto molto coinvolgente, addictive e ti porta a fare una partita dietro l'altra o a rifare più volte le partite finché non lo finisci, anche se lo finisci. E quindi ci facciamo una bella partita. Cosa si fa in questo gioco? Praticamente noi abbiamo il nostro dischetto con i dati di gioco del nostro gioco che stiamo creando, che purtroppo si è infettato con un virus. Quindi noi abbiamo comprato questo antivirus che si chiama appunto Binary Battle, che ci permette di esplorare le cartelle ed eliminare noi stessi i virus. Abbiamo qui le statistiche, ovvero il nostro attacco è 5, la vita del nostro dischetto è 45, il surriscaldamento del dischetto per ora è 0 su 50. Ogni volta che facciamo un'azione, che sia entrare nella cartella, attaccare, uscire da una cartella, raccogliere un oggetto, ci aumenta di 1 il suo riscaldamento. Abbiamo i soldi, o meglio i bitcoin, che come ci spiegherà il gioco sono coin da usare in bit, non è la criptovaluta, e chiavi di crittografia 0. Cominciamo. Directory, ecco qui il nostro primo file con il virus. E noi abbiamo. È un combattimento a turni, per cui noi abbiamo sempre il primo turno, attacchiamo e il virus ha, se sopravvive, il 50% di attaccarci a sua volta. Il virus ha 5 di vita, per cui con il nostro primo attacco lo uccidiamo sicuro. E nel caso 6 di attacco, quindi se attacca ci farebbe 6 di danno. Ucciso. Questo abbiamo, come detto, Bitcoin, ovvero coin da spendere in bit. Entriamo in questo file e troviamo subito un potenziamento gratis, ovvero ci dà più 3 di salute del disco ogni volta che uccidiamo qualcuno. Ok, abbiamo un altro bit. Il cacciavite serve per fare l'allineamento della testina e quindi ci toglie 5 al surriscaldamento del drive, mentre il cotton fioc serve per pulire il disco e quindi ci ridarebbe 5 di vita del disco. Ok, entriamo nella prima directory, ecco un altro file col virus. Fatta.
Un altro potenziamento. Cazzo, sta andando benissimo. Questo potenziamento ci dà più 3, l'ho già detto. Ne abbiamo 2, quindi ci dà più 6 adesso. Altro virus. Ok, prendiamo il Bitcoin e questo è un file criptato, compresso e criptato. Per aprirlo abbiamo bisogno di una chiave di decrittazione, che in questo momento non abbiamo. E quindi dobbiamo tenerci. Sono molto preziosi questi, sono come se fossero delle chest, perché dentro, diciamo, il 90% dei casi hanno dentro dei potenziamenti. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ok, questo ci ha attaccato. E quindi, avendolo ucciso, però abbiamo recuperato 6 di vita e quindi siamo pieni. Ok, sta andando bene anche con il suo riscaldamento. Ecco qua, a livello 5 di sotto directory ci sono sempre 4 virus. Io tendo a sconfiggere prima quelli che posso battere con un colpo solo, così ho meno possibilità. Ecco qui la chiave di decrittazione. Ho meno possibilità di essere attaccato. Perché se per caso attaccano tutti insieme, devo essere in grado di sostenere il colpo. Ecco. È molto importante andare in giro per tutta la sottodirectory, tutto il livello, perché ci servono soldi e potremmo trovare potenziamenti gratis. Ecco, ad esempio questo aumenta la potenza del Cotton Fioc, quindi invece di curare 5, singolo Cotton Fioc cura 5 più 2, quindi 7. E questo, ogni volta che uccidiamo un virus, ci toglie uno al suo riscaldamento. E dato che uccidere un virus spenderebbe uno, avendo un solo potenziamento, quell'azione non la paghiamo, tra virgolette. Mentre se troviamo altri potenziamenti del genere, ecco, il suo riscaldamento è andato a 50, quindi adesso ogni azione che facciamo ci toglie uno di vita del dischetto. Quindi, per i primi livelli, come potete capire, bisogna ponderare molto bene cosa fare, dove andare, come spendere il proprio tempo, le proprie azioni. Speriamo. Per tentare di tenere il suo riscaldamento sotto controllo. Questo l'ho sprecato in pratica. Ok, un'altra chiave, molto bene. Come si passa a livello successivo? Esplorando a livello 5 troveremo una cartella che ci fa passare al livello successivo. Semplicemente. Aia. Ok. Curiamo anche. Ora che vi ho spiegato le meccaniche base, direi che posso andare un po' più spedito. Ed ecco qua la cartella, che finché non sconfiggo tutti i virus di questa sottocartella non posso entrare, ovviamente. Ok, finiamo di lootare. E tra un livello e l'altro c'è una sorta di negozio in cui spendere i nostri bitcoin. Esattamente questo qua. In cui c'è una selezione randomica di potenziamenti e noi possiamo spendere comprandone, in questo caso, 2, perché abbiamo 249 e i potenziamenti costano 99.
E quindi lo spenderemo in questo che aumenta l'attacco dell'antivirus base e questo che ogni volta che entriamo in una cartella con un virus fa 2 di danno. Quindi è come se avessimo un piccolo attacco bonus in più. Che ci serve perché ogni volta che aumentiamo di livello la vita dei virus più o meno raddoppia. Ok. E siamo a livello 2-1. E quindi si ricomincia. Guardiamo tutte le varie cartelle, cercando qualche potenziamento che magari sia un po' più utile di questo. Lootiamo. E il fine ultimo, come detto, è riuscire a recuperare i dati del nostro gioco che stiamo programmando. Ok, questo è un altro potenziamento. Questo ci dà più 5 sul riscaldamento massimo. Voilà. E infatti siamo passati a 55 di massimo. Prendendolo ci toglie anche 5 di surriscaldamento, quindi è come se avessimo guadagnato 10. Bene. Bene si fa per dire. Aia. Aia. Stai calmo. Che bastonate. Ok, mi servirebbero dei cotton fioc adesso, grazie. No? Ragazzi, non posso andare in giro. Oh! Un altro potenziamento di attacco. Molto bene. Molto bene. Però non posso entrare in una directory qua, di livello 5 con 18 di vita. Cerchiamo di recuperare un po'. 36. Ma qui ce n'è ancora. Capite perché lascio indietro i cotton fioc quando non servono? Eccolo qua. Allora. Beh, avendo adesso 11 di attacco, posso gestirmela un po' meglio. Ok. Abbiamo liberato il passaggio per andare al prossimo livello, ma come detto prima, non ci andiamo subito. Andiamo a continuare a esplorare questo per tirar su un po' di soldi e magari qualche potenziamento gratis, che non farebbe schifo, ecco. Fa il crittografato, dammi qualcosa di buono. Sì, grazie. E qui siamo tornati. Anche qui. Nice. Siamo tornati a. Oh, vedete che ho fatto molto bene a tornare indietro. Questo lo posso giocare più facilmente in edicola. Assolutamente sì. Infatti ci faccio 1000 partite, per questo che gli ho dato il premio per la longevità. Da quando è uscito sto giocando a questo e basta, praticamente. Non è vero, ho fatto anche Sea of Stars, però insomma, nei ritagli di tempo. Trovato un po' di cacciaviti, quindi il surriscaldamento è sceso. Molto bene, molto bene. Dammi qualcosa di buono. Cacciaviti. Questi non mi servivano, ad esempio. Quanti cacciaviti? Non mi servono. Sono a posto? Sono a posto. E niente, allora andiamo a. Era qui? Era qui? Non era qui. Era qui. Ok. Negozio. Continuiamo ad aumentare l'attacco che non basta mai. Ne posso prendere solo un altro.
Non so se prendere vita massima. O questo qua che mi cura di 3 ogni volta che entro in un nuovo folder o file. Prendo questo. Ho trovato pochi soldi in sto livello, purtroppo. Vai, livello 3. Ok. Sempre qualcuno a cui servono due colpi per andare giù. E capite, è basilare avere un buon attacco perché più attacchi porti, più surriscaldamento hai, più possibilità hai di ricevere attacchi, eccetera, eccetera. Dammi potenziamenti. Osti. Ecco, ad esempio qui sono tutti sopra al mio massimo, quindi per ciascuno devo dare due colpi. E quindi devo pregare che non facciano troppi attacchi. Cazzo. Meno male che c'erano due cotonfioc là. Dipende in che zona sei, JD. Avere tempi morti in edicola, sì, però magari ti metti su un film o della musica e passi. Però non è che non fai niente, eh. Ci sono anche tante cose amministrative da fare in edicola, che di solito si fanno la mattina presto, per cui tu non lo vedi, o in generale i clienti non lo vedono. Speriamo bene, però la nostra avventura potrebbe finire qui. E invece no, molto bene. Stanno continuando a dare lo stesso tipo di potenziamenti che mi servono poco, purtroppo. Sono a posto, ok. E anche la musica di questo gioco accompagna bene alla fine. Non è invasiva, non è troppo ripetitiva. Dai, siamo a livello 5, me lo dai qualche potenziamento. O mi vuoi dare solo soldi e cacciaviti? Solo soldi e cacciaviti. Ok, grazie lo stesso. No, no. Merda. Merda. Aia, 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 aia. Ho rischiato tantissimo, ho rischiato tantissimo. Però è andata bene. Ok. Andiamo a pulire il resto. Ho raggiunto il surriscaldamento. Ok.
nostri dochi. Qui comincio a sentire la pochezza della mia vita massima. I livelli in totale sono 5, per cui siamo a più di metà. Nel caso. Dicevo, sento la pochezza della mia vita perché adesso con due colpi mi riducono in fin di vita. Tre colpi mi annienterebbero. Per dire, se entro in un folder con... Oh, finally! Con 4 virus e mi attaccano tutti, sono morto. Allora, cominciamo da questo che ha 12 di attacco. Questo che ha 11. Questi due devo fare comunque due attacchi. Ok. Vedete, ho trovato un potenziamento di attacco, ma comunque non tutti i virus li posso sconfiggere a colpo unico. Il prossimo livello sarà ancora peggio, ovviamente. Però ho raccolto un bel po' di soldi, per cui posso prendere più potenziamenti, sperando che ci siano anche quelli di attacco, perché come detto sono randomici e non è detto che ti capitino. Ok, dovremmo aver pulito tutto. E si va. Adesso ricordiamoci dov'era la strada giusta. Eccola qua. Molto bene. Negozio. E qui potrei comprare tutto. Quindi attacco sicuramente. Attacco a tutti sicuramente. Più surriscaldamento massimo, sì. Cura ogni volta che entro nella cartella, sì. E surriscaldamento, sì. Questo lo lascio qua, che tanto non lo uso e mi tengo i soldi per dopo. Cazzo. E niente, siamo arrivati qua. Mi fanno un attacco e muoio. Ok. Fanno due attacchi e muoio. Andato. Purtroppo si basa molto sulla fortuna, sul trovare i giusti potenziamenti. E purtroppo e su quanta probabilità hai di venire attaccato. Purtroppo mi è andata male in quest'ultimo giro. Ciao Giacomo. E quindi questo era il premio per il gioco con la maggior longevità. Binary Battle. Consiglio, è molto carino. Proseguiamo con il gioco a cui attribuisco il miglior sonoro. Sonoro inteso sia come effetti sonori che come musica. E il premio va ovviamente mica tanto, però va a Z-Wing 2. Di Sarah Jennifer. Due ne ha fatti uscire di giochi, non potevano premiarli. Cos'è Z-Wing 2? Ovviamente il seguito di Z-Wing 1.
Ovvero è uno shooter verticale, né più né meno. Ma vedrete e sentirete load settings no. È stato in lizza per essere questo quello con la miglior tecnica. Vedrete perché. Azioni, facciamo. Autofire c'è già. Tutto perfetto, tutto perfetto. Smart bomb, io gli farei space, ok, anche nel caso. E di nuovo, per il sonoro si sente che è Sarah Jane. Vedete anche la pulizia grafica. Uccidendo tutte le navi, i nemici di una stessa wave, mi dà una stella. Una volta prese 5-6 stelle, non ricordo quante sono, il mio sparo aumenta di potenza, velocità e quant'altro. Per cui a volte è rischioso voler uccidere tutti i nemici. Come vedete adesso è aumentato di spessore. Che non è male, ha fatto in modo che i vari sprite fossero, i sprite dell'attacco, fossero unici. Cos'è stato quel flash? Ci ha impostato il fatto che io ho delle smart bomb, ovvero le classiche armi che puliscono lo schermo per evitare l'attacco, che entrano automaticamente in funzione quando vengo colpito per la prima volta. E quindi è come se fosse un salvavita. Non è della Beghelli, però alla fine. Lo vedete, lo sparo è più veloce. E più gross. Sono perso una stella, porca miseria. Però vabbè, meglio perdere una stella che venire ucciso. Ah, fanculo! E quando muori, scendi di un livello dell'arma. Non perdi tutto, come in molti giochi frustranti, ma scendi solo di un livello. Onesto. Infatti molti, come al solito, hanno additato il gioco come "ma così è troppo facile". Vaffanculo, ok? Vaffanculo. Inculati. Oh. Se tu sei bravo e non devi far pesare la tua bravura, chi è scarso? Ok? Guardate che belli i boss. Cambiano forma. Hanno vari stage. Che per un gioco su una piattaforma 8 bit è incredibile sta cosa. Ancora non si è visto il parallasse tipico di Sarah Jane. Ma si vedrà tra poco. Se non muoio, certo. Perché c'è sempre quell'opzione. Però guardate anche che vaffanculo. Sono morto. Ops. Save settings? No, non perché. Scusate. Sono distratto ricevendo un messaggio. No, non è vero che mi sono distratto per quello, ma pagamento di un. Vabbè. Adesso mi sono distratto davvero però. Vedendo questi giochi e quelli del passato c'è solo da piangere per la qualità dei giochi di una volta. Sì, ma nì.
Nel senso, loro facevano quello che riuscivano, quello che sapevano di poter fare. Per cui, sì, se questi giochi fossero usciti all'epoca sarebbero stato incredibili. Rivoluzione, vendite. Però avrebbero settato uno standard troppo alto per chi non aveva queste capacità. Ecco. Diciamo che ci sono stati negli ultimi 40 anni delle scoperte, delle evoluzioni nella tecnica, Ah sì, si vede il parallasse qua dietro, scusate. Ci sono dei punti col parallasse. Sara, Sara. Sei sposata, Sara? No, perché nel caso... Sono già morto. Sono durato di più prima. Come al solito, la seconda volta si dura un po' di meno. Come disse la mia ex. E quindi, senza tediarvi troppo, questo era per il miglior sonoro. Ma avete capito che non è solo per quello. Ecco. Questi provati sulla Commodore hanno la stessa fluidità o rallentano. GD. Io sto utilizzando un Commodore. Ok. Questi stanno funzionando su Real Hardware. No, 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 no. Emulatore l'ho fatto ieri sera perché non c'avevo cazzo di collegare e scollegare, ma... Oggi Real Hardware. Tutto quello che hai visto sta girando su Commodore vero. Alla velocità del Commodore. Non ci sono tricks. E dunque, questo era per il miglior sonoro. Passiamo alla migliore grafica. E per la migliore grafica ho voluto dare il mio premio a Lester. Sì, il picchiaduro di prima avrebbe distrutto qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro gioco su questa piattaforma. Cioè, comunque, Lester. Che è Lester? È una sorta di Metroidvania da una grafica molto cartonesca e molto molto pulita. Per quanto riguarda il mio gusto personale, poteva essere il mio gioco preferito. Perché ha delle meccaniche proprie che proprio sono belle, mi piacciono, mi attraggono. Vedete quanto è cute, puccioso, efficace. Guardate che carino, che bello! Dispiace dover distruggere queste cose, sono carine. Qual è il problema di questo gioco? È che è un mio problema mentale. È un mio problema mentale perché questo gioco, parole dell'autore, era nato come un porting di Mini Ghost. Mini Ghost è un gioco di Anepic Fran, cioè il creatore di Anepic Ghost, Mini Ghost e oddio, quel simil Metal Gear, come si chiama? Vabbè, ve l'ho portato in live, comunque non mi viene il nome. In pratica ha fatto Mini Ghost per PC MSX. E quindi questo sviluppatore lo voleva portare per Commodore.
Solo che ha implementato il tutto, infatti le meccaniche sono identiche, sono completamente identiche, ovvero tu uccidi i nemici, prendi uno di esperienza che è la barra sotto e una volta che si riempie recuperi uno di vita, hai queste lunette che ti lasciano giù randomicamente i nemici, sfondi i barili così, insomma. Uno a uno con mini ghost cambiano solo i livelli e la grafica. Ti serve un pass di livello 1 che non hai, ok. Solo che non so, a me ha dato fastidio un po'. Per qualche motivo che il mio cervello non mi sa spiegare, mi ha dato molto fastidio che sia così uguale a Ghost. E praticamente il fatto che abbia praticamente copiato è solo detto in un rigo in fondo se uno se lo va a cercare. E molti l'hanno premiato appunto per non solo per le cose, ma per le meccaniche, che sono tutte copiate. Insomma, mi ha dato fastidio. Che poi è un fastidio ingiustificato perché molti copiano meccaniche, cercano di migliorarle, fanno i loro giochi. E io le apprezzo anche. Eppure, in questo caso mi ha dato fastidio. Non so perché, non ve lo so dire. Upgrade Weapon costa 75. Cazzo, io ne ho 20. E niente, niente, vabbè. E allora continuiamo a esplorare e uccidere i nemici. Come vedete la barra degli XP ha raggiunto il suo massimo e io non ho fatto niente perché avevo il massimo di vita. Questa era una meccanica che non mi piaceva molto in Mini Ghost perché appunto tu dovevi uccidere 15 nemici per arrivare al recupero di una vita e se eri pieno te la perdevi. Non è che ti rimane per un dopo. Ah, qui mi serve il livello 2, che non ho ovviamente. Sotteri. E ovviamente ho perso vita appena dopo che ho raggiunto. Anche qui mi serve una tessera di livello 1. Ora. Ma ce la faccio? Ce la faccio. Qualcosa si sta muovendo nell'area. Va bene. Grazie. Quindi noi torniamo indietro. Io mi ricordo che qui c'era qualcosa. No.
Ok. Fa culo. Non ho saltato. Ok. Comunque, capite perché ho voluto assegnare un premio comunque alla grafica di questo gioco che è molto molto carino, molto cucciosa. Dimmi tutto. Allora, checkpoint, potrei recuperare HP oppure per l'arma niente e niente, andiamo avanti. Prego. Qui abbiamo trovato un'arma particolare e qui abbiamo trovato la scheda di livello 1. Quindi ora possiamo andare in tutte le aree che dicevo a livello 1. Classica meccanica da Metroidvania, insomma. Abbiamo il checkpoint, ok. E quindi possiamo tornare in Drio. Come vedete i nemici riappaiono, sì, ma dopo un po'. Per cui se ritorni immediatamente in una stanza che avevi appena visitato, i nemici non li trovi. Qui non ci sono ancora stato. Monetone. Dai, ancora un nemico e recupero uno di vita. Oh! Troppo buio qui. Niente, mi serve un potenziamento che mi faccia vedere. Yeah, ho recuperato uno di vita, molto bene. Quindi volendo sì, uno può andare in giro a uccidere i nemici più facili e a recuperare vita, però capite che è molto time consuming. Ciao! Come? Ma non eri quelli. Ah! Mi ha dato una vita in più. Ecco, questa è una differenza rispetto a Mini Ghost, dove c'erano. In Mini Ghost ci sono questi robot che tu andandogli vicino ti curano. Oh no, quindi sono tornato indietro per niente, tra virgolette. Dovrei ritornare di là. C'ha sto naso adesso. Prude.
e vedete la percentuale del livello che abbiamo esplorato. Direi che possiamo fermarci qui, non è che vi faccio tutto sto Metroidvania insieme, anche se... Quindi questo era il gioco a cui ho volato dare il premio per la miglior grafica, Lester, molto carino, molto molto carino. E siamo arrivati alla fine. Questo gioco non ha nessun premio, il prossimo premio che do è il GOTY, quindi, ma questo gioco che vi sto per far vedere non ha nessun premio, perché per qualsiasi altra categoria ho trovato un gioco che fosse migliore, però volevo comunque dargli un riconoscimento perché è un gioco molto valido. Quindi, come menzione d'onore, voglio dare questo premio a Space Station 23, che è... Lo faccio vedere subito. È un gioco molto molto particolare, molto vecchio stile. Schermata di caricamento. Diciamo che non eccelle in nessuna categoria, ma è comunque molto molto solido e divertente da giocare. Caricamento. Carichiamo. Questo è l'antipasto prima del GOTY. Caricamento. Che c'è comunque, ecco, vedete, rispetto a cos'era, Death Flood, mi sembra che c'era la schermata di caricamento animata con la musica, anche questo ce l'ha, però è animata peggio e c'è una musica molto più blanda, che sono più suoni che musica. Quanto ci stai mettendo a caricare, ragazzo? Signor Commodore. Ok, grazie. Vector 5 Games. Presenta e caricamento. Ma che cazzo? Veramente, cosa hai caricato fino adesso? Eccoci qua. Start a new game, load game. Nuovo gioco. Presentazione, pianeta Venere. L'asteroide ha distrutto parzialmente la stazione spaziale 23. Ma Joe Phoenix è stato mandato alla riscossa, no? Al salvataggio. Io continuerò a prendere dentro sto microfono, perché non sono più abituato ad avere il microfono qui. Mi spiace abbandonare questo, però se mi dite che sentite meglio da qua... Eccoci qua. Visuale dall'alto. Dobbiamo raccogliere nuts and bolts e, come vedete, oh no,
abbiamo un surriscaldamento. Col surriscaldamento noi perdiamo vita se non ci raffreddiamo in fretta in questa stazione. Ah. Ci sono i nemici che vengono fuori da quei buchi che dobbiamo distruggere, altrimenti... continuano a venire fuori. Il suo riscaldamento continua ad abbassarsi, quindi dobbiamo... l'unica differenza è la distanza, per me è più pulito l'altro. Però io capisco che... se io continuo a muovermi mentre il microfono è fisso, voi sentite sì, no, sì, no. Però... overheating. Ah, vado. Stai calmo. Quindi potete capire perché questo gioco è molto valido, ma non ha vinto premi. Principalmente per l'overheating. Perché sei costantemente in ansia, devi andare a trovare le stazioni per recuperare. Ho trovato la cartuccia! Molto bene. Che poi non è tutto così, eh. Appena entri nei livelli della stazione, non hai più l'overheating. Perché sei al chiuso, giustamente. Proiettili contati. Andiamo qua. Un azzo in bolso. Tanti proiettilini. Ah, ok. Devo ricordarmi che qui ci sono i proiettili. Ok. Questo è una bomba, ho trovato la bomba, manca ancora un oggetto. Ne ho prese troppi di proiettili, dai. Ok, ho usato la bomba per distruggere quel coso. Vai via, ho detto vai via. Okay. Quindi è un gioco che ti porta molto a risparmiare proiettili, fare attenzione a cose. Ok. I bidoni li ho trovati tutti, mancano solo due nuts. No. A posto. Tanto non so 30. La bomba ce l'ho. E che te da. Arrivo. Ok. Bomba bombata. E giù. Bravo. Cazzo! Ecco. Io ne prendo in più che magari servono. Preso. Ne prendo in più. Continuo a prenderli. Un'altra bomba. Raccattiamo tutto il raccattabile. Bomba.
Ed ecco l'entrata, ok. Yes. Livello 1 completato. Abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Ci ha dato i bei bonus. Salvataggio. E siamo adesso all'interno, per cui non ci sarà più l'overeating. Grazie a Dio. Però ci sono più pericoli, insomma. Ah, Ok. Ci sono più caricamenti che parti di gioco. No, dai, non è vero. C'è un teleportolo. Un terminale. Ah, mi sono brusato. Scemi. C'è un altro terminale. Il mainframe è down, giustamente. La porta è rotta. Oh, trovato l'OS e quindi lo carico nel mainframe, no? No. Non qui, non in città, non qui. Altro teleportino. Aia, aia. Aia. Quindi qui cosa c'è? Cosa c'è di bello? Niente? Perché mi hai fatto venire qui? Solo per trovare oggetti e eliminare alieni? Strano. E quindi qui non ci posso andare. Ma il frame dice che è down. Questo è il mainframe? No. C'è qualcosa che mi sfugge? Oh, però mi dà punti se rimango qua e li faccio uccidere. E lascio che si ammazzino da soli. Deficienti. Scemi. Però non ricordo come si prosegue. C'è sicuramente un qualcosa che devo fare, ma non... Mainframe system down. Ma io ho l'OS, quindi... La porta qui dice che è rotta. Non è che se gli sparo, no.
Qui invece la stessa cosa, mainframe system down. Ah, non dirmi che questa era una porta che si apriva. Ah, fa culo. Pensavo fosse niente. Vabbè. Errore mio, errore mio. Aia, aia, aia. Deficienti. Via. Ah, ho finito i munit. Ok. Ah. Ma come? Perché non... Ah, ecco perché non. Perché ho finito le munizie. Ah, che carino. Mamma mia, quante poche munizioni che ho. Ok. Molto bene. Sono parente finta? No. Andiamo di qua. E non ho la bomba. Va bene, comunque vi ho fatto vedere che tipo di gioco è, vi ho fatto vedere perché lo considero buono, ma non abbastanza da vincere premi. Gli altri erano sicuramente migliori o più caratteristici in certe categorie. Per cui questo era Space Station 23. E passiamo infine al GOTY. Devo confessare. Ho mentito tantissimo, perché ho dovuto fare questo tipo di premiazione, ovvero scegliere dei giochi specifici e dargli forzatamente un premio. Perché altrimenti i premi li avrebbe vinti tutti sto gioco. E comunque tutti i premi che gli ho dato ad altri andavano a questo gioco. Tutti o quasi. Ok? Perché, vabbè, ormai l'avete capito, il GOTY se lo vince Pig Quest di Antonio Savona. Che devo fare? Che devo fare? Questo gioco è immenso. Non ci sono cazzi per nessuno. In confronto a questo gioco, qualsiasi altro, forse solo SNK vs. Capcom ha qualcosa in più sulla tecnica, ma per il resto questo gioco avrebbe vinto tutto. E ve lo faccio rivedere. Che è uscito esattamente un anno fa, è uscito il 14 febbraio del 23, e quando l'ho visto, quando noi della community l'abbiamo visto, sapevamo che sarebbe stato il gioco dell'anno. Non c'è modo che venga scalzato da qualcos'altro. Cioè, facciamolo quello con i trucchi, così andiamo. Andiamo al trainer menu. Skip no. No. Skip loading no. Unlimited health sì. Unlimited time sì. 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 No. 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 No.
Quanto è pulita questo sintesi vocale. Un gioco di Antonio Savona. Un gioco di Morissette. Codificato da Antonio Savona. Concetto e grafica di Morissette. Musica e effetti sonori di Aldo Chiummo e Gaetano Chiummo. In quattro. In quattro hanno sfornato questo gioco. E due si sono occupati della musica. E uno si è occupato solo della grafica. Difficoltà normale. Mondo 1. Dunting Dungeon. Eh sì, sono in quattro. Guardate i fondali, guardate la fluidità, sentite il sonoro, il gameplay, i comandi. Un fungo, grazie. Ah, tra parentesi. Sentite i suoni di sottofondo, la zanzara e i grilli? È una colonna sonora, è una traccia audio, non sono suoni, è proprio la musica. E infatti in questa zona dove siamo a metà tra la caverna e il fuori, ancora si sente qualche suono esterno, ma c'è già la musica avventurosa. Ho trovato l'arma migliore. E quindi meno di più. Ho trovato l'arma migliore. Ne hanno parlato in qualche rivista recente? Sì. Su TGM. Che bella musica. E se vedete, se cercate Top 10 2023 Commodore 64, no? O Best Game Commodore 64 2023, tutti hanno dato il premio a questo gioco. Tutti. Tra l'altro i fondali, vedete la fiamma animata? I fondali non sono fatti, io ve l'ho già detto quando l'ho fatto vedere questo gioco, però è una cosa molto molto specifica per la tecnica, che se non si sa, uno non se ne accorge. Di solito come vengono fatti i fondali dei giochi? Sono a tile, ovvero mattoncini. Prendete Super Mario, c'è il mattoncino che è un pezzo di terra, il mattoncino che è un pezzo di tubo, il mattoncino che è il classico mattoncino col punto di domanda, quello col mattone, eccetera eccetera. Mettendo insieme questi mattoncini predefiniti
vengono composti i fondali. Qui no. Qui no. Qui Morissette, che è quello che ha avuto l'idea del gioco e l'artista, ha detto: i fondali li faccio io. Ok? Lui è l'artista, è un disegnatore della DC, ha fatto vari fumetti su Batman, Harley Quinn, cose varie. E quindi si è messo a disegnare ogni singolo fondale, l'ha proprio disegnato. Li ha mandati a Savona, gli ha detto: vabbè, mettili tu nel gioco. E Savona si è trovato il modo di integrare fondali che sono disegnati e non a tile, per cui insomma non meno memoria nel gioco, e farli anche animati. È una prova tecnica incredibile questa. Dai. Grazie. Armatura. Se questo gioco fosse uscito all'epoca, capite che avrebbe sfondato. Ciao Chiarafre, adesso ci vuole il pick quest. No. L'ho finito quando è uscito, cioè quando è uscito mi ci sono messo, ci ho giocato un bel po'. Sono arrivato in termini, ma non credo di riuscire a farlo così senza allenamento. A meno che non vi va bene che uso i trucchi come sto facendo adesso per farvelo vedere. Sentite la musica! No, scemo. Ho aperto la cosa. Ritiriamo giù questo, che dopo ci serve. Un bel ragnetto. Aia. Un bel ragnetto che recupera vita facilmente, per cui devo usare il suo corpo stordito per... Allora. Per salire. Ma ho finito l'arma, perché ci metto così tanto a spaccare i culi? No, ce l'ho ancora. Full armor. Soldi, grazie. Porchetta. Allora, il nome di questo, c'è molta ironia in questo gioco, nella backstory del gioco, nei dialoghi che io ho skippato, eccetera, eccetera. Il protagonista si chiama Frankfurter, ok? Lui è caduto in questa cava e ha trovato quella statua gigante del dio, della divinità suina. Cosa mi tocca dire? E gli ha detto: ah, quindi c'è una quest. No, no, sei solo caduto nella caverna, devi andartene.
Ma quindi non io devo. Sono tuo servo, devo fare. No, no, tranquillo, guarda. Se proprio devi, oh, ci sono pezzi delle statue in giro, vale raccogliere. Va bene. E questa è la quest. Iniziale del primo livello. Poi nel secondo livello troveremo un oracolo che ci dirà: guarda che c'è una principessa del villaggio per cui stai trovando le statue, che potrebbe essere interessante. È la principessa Porchetta. Tanto per non far capire che il gioco è fatto da un italiano. La principessa Porchetta. Quindi la sagra della Porchetta è esattamente giusto. Allora, ho disattivato sotto. No, non sotto qui, ma sotto qua. Ah no, era, non era lì, era in mezzo. Così, permesso. Grazie, ora è sopra. Voi mi chiederete, ma perché non uccide gli scheletri? Perché tornano su. E quindi è inutile. Aia. Cazzo di pipistrello. È morto. Il butcher è morto. Quindi posso prendere un pezzo di statua e la chiave. Uno. Altro che il Ghost and Goblins qua. Qui c'è una pozioncia. Ok, entero. E siamo nelle caverne. Guardate che cambio di struttura. Grazie. Oh no, oh no, oh no, aia. Tesori. Dimmi, cos'hai per me? Vabbè, la prendo. Grazie. Aia. Ho la fiamma viola e con questa posso accendere il culo dell'estate. Che sembra una cazzata, ma è vero. Devo accendere il culo delle statue per proseguire. Trovato altro pezzo di statua. A te ti accendo dopo. Esattamente così. Mi sono dato un'armatura migliore. Perché sono stronzo. A momenti cadevo di nuovo. Tipo quella cosa verde che esce, tipo mano, che tu dici è un nemico. No, è parte dello sfondo. È un'animazione dello sfondo.
bravi, quanto sono fighi. Manca quella statua. Non male che hanno messo degli anfratti di sicurezza in giro, perché aia. The Garden Entrance. Devo essere sicuro che quei due non morti siano morti. E questo è un hint su cosa bisogna fare. Ovvero, bisogna uccidere i due scheletri contemporaneamente. Ma il fatto che tornino su lo rende una cosa non facilissima. Ciao zio, io vado di qua, eh. Tu stai lì. Ah, mi vedi? Ah, mi vedi? Ma non passi dalla porta. Guarda un po'. Ma guarda un po', non passi dalla porta. Scemo. Esatto. Oh, arma un po' meglio. Ok, qui c'era un trick per aprire quella grata e prendere l'armatura migliore, ma io non lo ricordo. Lo avevo trovato dopo averlo cercato mille secoli, ma assolutamente non mi ricordo. Questi qua vanno abbattuti. Allora, vero? Norsh, maledetto. Quello ovviamente non lo posso sconfiggere. Trovato la pozione, ora devo andare giù e accendo il calderongi. Come si faceva qua? Devo colpire un punto specifico, non ricordo. Non ricordo assolutamente. Boh, vabbè. Passiamo oltre. Che male. Allora, smettetela di tirarmi i teschi, maledetti. Ok, il raggio che chiudeva la porta, chiudeva l'uscita, è andato. Ed eccomi di nuovo all'esterno. Ah. Ed eccoci al villaggio, ho trovato tutti i pezzi di statua e quindi sono tutti contenti. Game Nostalgia, grazie mille per il raid. Grazie mille. Sto mostrando quello che è il mio GOTY per quest'anno per il Commodore 64, ovvero Pig Quest. Livello 2, Terror in Town. I maiali con i capelli in fiamme sono fantastici.
Ho l'impressione che sarà il GOTY dei prossimi 20 anni. Beh. Ho recuperato un gatto. Ah! Oh. Salvare sto tizio. Ok. Io ripeto, se questo gioco fosse uscito ai tempi, ne staremmo parlando ancora adesso come un capolavoro senza tempo, senza spazio. Giocato e iniziato Turok oggi. Good. Molto bello Turok. No, qui non. Non posso. Troppe fiamme. Ho salvato pure quello. Salire. Allora. Ok. Pezzo di statua. Gattino salvato. Pozione presa. Armatura. Non posso. C'è ancora qualcuno in pericolo. Ah, ecco questo qua, giustamente, più facile da trovare. Ed ecco qui le fogne. Allora, cominciamo ad azionare le valvoline. E vorrei farvi di nuovo notare le musiche, scusatemi se insisto, ma la grafica la vedete anche voi, quanto cambia, quanto è bella, quanto è sul pezzo. Il gameplay lo potete vedere, immaginare. Le musiche ve le devo far notare, perché ogni tanto passano in sottofondo, ma vale la pena. Vale la pena sentirle. Vale la pena. Aldo e Gaetano Chiummo, ricordiamo. Sapete, a un certo punto mi sono chiesto se effettivamente, questo verso ottobre-novembre, fosse entrato in ballo un certo senso di campanilismo, nazionalismo, per il fatto che questo gioco è fatto da, principalmente da italiani, o se effettivamente era un gioco valido. Avendo visto poi praticamente tutti le personalità del retro, il recensore, eccetera, valutarlo come gioco dell'anno, mi sono un po' tranquillizzato. È veramente un gioco valido. Ah. Ah, tra parentesi, devo spiegarvi perché ci ho messo così tanto oltre ai cazzi per fare Gabriel Award. Beh, il motivo è che, essendo uscito questo
a febbraio dell'anno scorso, tutto quello che è uscito dopo l'ho sentito che non reggeva il confronto, per cui mi è sembrato quasi inutile stare ad aggiornarmi su tutte le uscite, perché sapevo che difficilmente avrebbero battuto questo, che è un modo di pensare molto, molto piccolo, molto, molto brutto, però il cervello si può pilotare fino a un certo punto, ecco. Per cui ci ho messo un po' a decidermi a ok, diamogli sto premio e andiamo avanti. Però ecco, come dicevo prima, ho dovuto pensare a come non incentrare tutto solo su questo gioco, dato che i premi che avrebbero vinto, che avrebbe vinto sarebbero stati tutti. Eccoci di nuovo in città. Altro pezzo di statua. Finiva per essere una live con un solo gioco vincitore. Esatto. Che si può fare, nel senso vi faccio un long play del gioco e vi dico ha vinto il premio per questo, questo e quest'altro motivo. Piergi, grazie mille per il ride. Stiamo vedendo quello che è il mio gioco dell'anno per Commodore 64. Pig Quest. Agente Simmons, buona domenica. Chi è scemo? Chi è scemo? Chi è scemo? Scemo. Chi è scemo? Scemo. Buona domenica a te. Come va? T'a posto? Stavi giocando a Tomb Raider ancora? Ah, ce l'ho già una pietra, niente, ok. Queste pietre mi servono per il cannone e le devo prendere tutte, solo che ne posso portare uno alla volta perché Frank è un maiale, però è un maiale con dei limiti. Allora, io sto sparando al niente. Scusi, scusi, ok, grazie. Ora sì che vi posso menare. Di statua e siamo a 4. Ok, ho ucciso anche questo. Chiave, grazie. Ciao Nico 8 bit. Ecco qua. Una cannonata. Ora devo tornare a prendere gli altri proiettili del cannone. Uno era qua ed è tornato Johnny. Bravo Nico. Antonio Savona nel cuore. Come dicevo, è il mio GOTY. Ovviamente.
No, Pig questo no, però Antonio Savona un pensierino ce lo farei, perché sai com'è. Ciao Game Nostalgia, grazie per essere passato. Ma che bel bisteccone che c'ho qua. Ok, abbiamo il terzo proiettile per il cannoji. E finalmente la porta è sfondata. Cambio totale. Siamo nello stesso livello? Sì. Che cambio. Oh no, mi ha visto! Ah! Quasi vi faccio vedere l'arma migliore. Che tasto avevo messo? Questo? No, questa è la tasto. Mi ricordo. Questo forse. Sì, ecco. Ora ho il mio Hornir. Che sparo e torna indietro e fa un danno incredibile. Questa è l'arma più potente del gioco, ovviamente. Trovato non so cosa, che non ho visto. Ah, fungo. Sì, grazie. Ah, bastardo. E mi insegue. Prendo soldi, scappo. Via di corsa, ok. Oh, un boss, Diablo. Salve! Com'è? T'a posto? Oh, zippupazzi, pupazzi, ai. Questo qua non mi fa niente e piglio pure l'armatura bella. Guarda un po'. Ora, ovviamente ho messo il trucco per la vita infinita, però. Pezzo di statua, grazie. Pozioncina che non fa male e chiave. Mi ricordo che c'era un. Ricordo male. Potrei ricordarmi male. Salve, arrivederci. Mori. Permesso, 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 scusate, scusate, vado di fretta.
Grazie. No, dai, l'armatura non la cambio, che è bella questa. Muori. Altro pezzo di statua, siamo a 6, dovremmo essere al completo. E sì, abbiamo completato la statua, l'abbiamo data al mercante che se la porta via. A rivedere le stelle, guardate che bello. E qui c'è il livello che è l'apoteosi, l'abbazia dei non così morti. Perché si chiama così questo livello? Perché il nostro buon Antonio Savona qualche anno fa ha fatto il porting di un gioco che si chiama L'abbazia dei morti, che era uscito indie per PC, e lui l'ha portato su Commodore 64. L'ha ampliato grandemente ed è stato uno dei giochi per cui è stato conosciuto come sviluppatore. Quindi in un qualche modo ci è legato. Lo accise. Anche questo, ho preso roba, ho preso la luce, adesso si apre, aspetta, quasi non si vedeva, ma c'era. Ah, io e il mio tempismo nei salti. E qui ci sono i vari pezzi di merda. I monaci del ca. Ed ecco qua che mi ha dato il martello, vero. E non finto come l'ho preso io prima. Vedete lì sulla destra che ci sono delle gabbie con dentro dei piglet. Dei piccoli cuccioli di maialino. Monaci che fanno i calci volanti. Ok, abbiamo fatto il nostro.
qui c'è un porco maiale infernale anche. Porco maiale infernale. E anche qui c'era un modo per spaccare quella cosa e io non me lo ricordo. Però qui si liberano i maialini. Aia. Questo era una sorta di segreto. La tomba con scritto Tony. Va bene, Tony Savon, va bene. Povero Tony. Tra l'altro ci hanno lavorato, mi sembra, 3-4 anni a sto gioco. Pezzo di statua là sopra. Assolutamente sì. Stella cadente. Quanta poesia. L'armata dei sette cavalieri. E questi vanno attaccati alle spalle perché altrimenti parano. Come vedete hanno smesso di spawnare perché ne ho sconfitti 6 e questo è il settimo. Questo è il settimo. Anche lui lo devo attaccare alle spalle. Proprio da codardo. Ed ecco qua. Mi ha dato la chiave, perché altrimenti non sarei potuto entrare nell'abbazia. Aia. E l'armatura che, cazzi, entro. Ma ancora vi devo uccidere male? Finito? No. Ok. E questa è esattamente l'abbazia dei morti del gioco che Savona ha portato. Ha rifatto la struttura del livello per accomodarlo al suo gioco, citando quel gioco a cui è legato. Se vi ricordate, l'ho anche portato tutto. Queste erano proprio le schermate iniziali del gioco. E se vi ricordate, questa schermata che si intitolava proprio sotto A Prayer of Hope. Quanto è bello. E io direi che con questa schermata noi ci possiamo salutare. E anche per quest'anno i Gabriel Award sono andati. Io vi ringrazio per essere passati, per essere rimasti qui.
Pig Quest è il mio gioco dell'anno. Come non poteva essere. E noi ci vediamo fisicamente l'anno prossimo e con i Gabriel Award. Cioè fisicamente sabato prossimo e con i Gabriel Award l'anno prossimo. Ah, vado a riposarmi. Buona domenica a tutti.